Buongiorno amici, l'Italia ha un patrimonio culturale ineguagliabile nel mondo, 5.000 tra musei, monumenti, aree archeologiche, di cui 50 censiti dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità. Eppure, secondo la recentissima classifica stilata dal Giornale dell'Arte, nessun museo italiano compare tra i primi 20 al mondo. Nel 2012, su circa 400 tra musei e monumenti gestiti dallo Stato, visitati da circa 36 milioni di visitatori per un incasso di circa 113 milioni di euro, ebbene, questo incasso è più o meno pari a quello del solo Louvre, il museo parigino del Louvre, che sempre nello stesso anno ha incassato circa 100 milioni di euro. C'è una realtà che evidenzia l'incapacità strutturale dell'Italia a gestire il proprio patrimonio culturale, che potrebbe rappresentare la locomotiva trainante della nostra economia. Cari amici, abbiamo un tesoro inestimabile chiuso in cassaforte. Quello che manca è una classe politica che assuma la consapevolezza di investire per valorizzare questo patrimonio. Ebbene, pensate che secondo Federculture dal 2008 al 2012 sono stati tagliati circa 1,3 miliardi di euro al settore della cultura. Nel 2012, invece, in Francia, il governo francese ha investito oltre 100 milioni di euro per il solo Louvre, il Museo parigino del Louvre. Ogni paese italiano, ogni piccolo comune italiano ha un gioiello da esibire. Questo fa sì che l'industria del turismo culturale potrebbe riversarsi positivamente sull'insieme del territorio italiano. Quello che manca è una classe politica che abbia a cuore l'interesse degli italiani. Ebbene, nel frattempo, facciamo le barricate affinché questa classe politica, che si è rivelata inetta e anche traditrice perché sta trasformando l'Italia ricca in italiani poveri, non svenda il nostro patrimonio culturale, che è l'unica risorsa pulita, rinnovabile, eterna, sicura che noi possediamo.